insistente, la direzione non lo confermava, se non che il mio collega cassiere la mattina mi guarda, fa, ho sentito delle robe, fa, ragazzo. Poi vediamo entrare un signore con la tuta nella hall della banca, che prende due piante e le porta via, le alza di peso e le porta via con una tuta. Lui mi ha guardato e fa, hai visto, cominciano dalle piante. Il suo messaggio era che la banca stava vendendo le piante perché era in crisi. Quello era la manutenzione, erano venuti a pulire le foglie del ficus. Allora, il messaggio che a volte la logistica dà è molto più forte di quello che danno le persone. Ma come chiesa, io parlo di banca perché io ho lavorato, poi vi parlo di un'altra situazione, un ufficio magari un po' più flessibile. A un certo punto in banca si era detto, via le barriere architettoniche, basta, il cliente deve sentirsi più a sua casa. Deve essere una cosa, il private banking, cominciamo a entrare in questo concetto del metterlo a suo agio. Sì, ma non tutti, non tutti. La barriera architettonica da una parte è vero che va aperto, ma incute anche un po' di rispetto. Migliora la barriera architettonica, falla meglio, non falla brutta, ma falla. Perché è successo che quando tolsero tutte le barriere architettoniche e ci furono degli open space enormi alla Popolare di Milano, uno entrò, andò in cavò, prelevò 5 miliardi e uscì salutando. Non aveva nessuna barriera architettonica, salutato tutti, giorno, arrivederci. È uscito con 5 miliardi, all'epoca lo presero a Lugano 6 anni dopo per colpa della soubrette. Questa è la conferma che il sistema non è più legato al marketing, ma è pulvocente, è tutto legato alla gnocca. Per cui la gnocca tipo far vivere o rovinare, questo è un concetto su cui io sono già abbastanza edotto, molti miei colleghi ancora non ci credono, ma presto capiranno. Io poi cosa facevo? Ammiravo molto le banche che avevano la forma di banca, che trasmettevano il senso di banca. Allora i mobili, così come gli uffici, trasmettono quello che l'azienda vuole dire, secondo me, vi parlo della mia esperienza. Quando noi uscivamo dalla Standard & Chartered, dal soppalco, per anche per schierarmi un attimo, si andava a fare due passi d'estate e d'inverno in Comit, alla Banca Commerciale Italiana, perché avendo i muri spessi protegge dal caldo e protegge dal freddo. Noi entravamo dentro in Banca Commerciale e trovavamo questo ambiente, come dicevo prima, molto cupo, molto buio. C'era un rosone centrale di luce, illuminava, entrando sentivi quasi la chiesa, tutti sottovoce, non c'era la guardia giurata che oggi viene collocata logisticamente in un cubicolo di vetro con lo stuzzicadente in bocca e con le riviste del 52 in mano, che è l'immagine della banca, che se questo difende la banca siamo a posto. C'era dentro il commesso con i guanti bianchi, e ne parlo guardi, con una forma di riverenza. Il commesso ti guardava e diceva, tu inginocchiavi, baciavi l'anello episcopale, andavi dentro e trovavi l'impiegato. L'impiegato in ufficio come era messo? Non era come oggi, bello libero, era di lato, perché aveva la macchina da scrivere, per cui era un confessionale. La macchina da scrivere era il suo punto di riferimento, non il cliente viene dopo, prima la macchina da scrivere, per cui alcuni arrivavano, scusi, un attimo, sto finendo il modulo, il modulo ha la priorità sul cliente, questa è la cosa fondamentale. E dopo un po' che batteva la macchina, gli chiedevi scusi, mancava solo la stola, sembrava il funzionario io che dovevo fare un versamento, faccio 3 distinte, 2 padre, 1 ave, 1 gloria. E questi qua parlavano tutti sottovoce, poi arrivava quello dalla provincia invece urlava, e andava dentro e fa, mi scusi, allora, cos'è? Dove siamo? A casa sua? E io sono correntista, 6 miliardi, mi fai un cazzo, silenzio, andavi in ginocchio, un attimo, pentimento, 2 minuti. Voglio vedere il direttore su. C'erano gli uffici di sopra che erano una cosa inquietante, non c'era neanche il commesso, c'era il palchetto che avvisava della vita. Proprio da Nero Wolf. Uffici grandissimi per persone piccolissime. Con un inginocchiatoio per il cliente, scrivanie enormi, posizionate davanti alla finestra con un raggio di luce dietro che illumina il cliente abbagliandolo, e dove il direttore si alza da dica, correntista, cosa vuole? E lui fa, io guarda, sono qui perché volevo investire 5 milioni in bot. Cosa? Vada via, pezzente, vada via, una banca come la ma visto che arredi abbiamo, che struttura siamo, e lei viene qua con 5 milioni di bot, vada via, pezzente, fuori, portatelo via, e non fatelo passare dal private che magari si illude. Non portavano fuori, e a furia di mandare via la gente, quelli dei 5 milioni, e addirittura gli suggerivano, vada in posta e apra un libretto al portatore. A furia di mandare la gente in posta, mi risulta che la posta ha fatto una banca, perché l'ha messo del più di banche di ragazzi. Perdonatemi, ma è l'unico modo che avevo per rendere il tuo. Il posto dove siete fa la differenza. Io poi ho lavorato in un altro posto che è una società di consulenza, Galgano. In Galgano, l'ingegner Galgano, persona che io stimo ancora oggi come uno dei più grandi uomini, che quando io ero giù di morale vedevo lui alle 6:40 correre in stazione centrale a prendere il treno, e diceva, se corre lui che ha quasi 80 anni, corro anch'io. Tutti dietro a correre l'ingegner. L'ingegner Galgano aveva una teoria che in ufficio non si deve stare, perché il consulente deve stare sul mercato.
Per cui appena ti sedevi, arrivava, ma cos'è? Cosa fa qua? Sono qua un attimo a metà volta. Via, via, guarda i coglioni. Prendevamo io. Quando ti viene a fare le fotocopie, fa tempo perso. Ma una fotocopia non deve fare lei. C'è gente pagata di meno di lei per fare le fotocopie. C'è una persona che aveva una logica tutta sua. E in quell'ufficio era, non c'era niente. Un giorno è arrivato un architetto e disse, non è niente, è minima. Io l'ho trovato una presa per il culo e ancora oggi ci sto pensando. Non confondete il minima con il niente, perché il niente è un conto, sono quelli che io chiamo gli uffici del cactus, perché dove non c'è niente ci metti quella piantina tristissima con il piattino speccato del caffè, che è una delle cose più brutte da vedere, poi con, cioè, sui computer attaccano le cose, sono quegli uffici che ti voglio dire, guardi, ti lascio 50 euro perché mi fa compassione, entrando. Cioè l'ufficio è, ma è a misura d'uomo, no, è sotto misura, è fuori misura. Il concetto era attenzione ai posti, perché i posti ti sono indicativi, prima che tu paghi dicono le cose. Faccio un esempio magari un po' inerente. Quando lavoravo in banca di Hong Kong e Shanghai, tutti gli anni il direttore inglese ci portava a fare una cena di Natale in un bellissimo ristorante per congratularsi con lo staff. La scelta del ristorante era proprio basata per stupire con gli arredi prima che con le parole. Andavamo da Termino, all'epoca era un ristorante meraviglioso, prenotato per tutti noi entro l'anno, quando le cose non andavano bene, la cena di Natale cambiò, ma c'è stato un dubbio, si fa o non si fa? L'errore in questo caso, secondo me, se cambi l'ambiente non la devi fare, perché l'ambiente cambiò, il ristorante improvvisamente da Giardino passò a essere a Siziano, in provincia di Pavia, ristorante Cipi di Merlo, vicino zona frazione Campo Morto, fianco al cimitero. C'era una nebbia che si tagliava a cubetti per essere con la roccola, ma tutti noi andammo perché c'era il dubbio che chi era fuori dalla cena poteva perdere il posto. Quindi andiamo, vai. Ma dov'è? Seguilo, siamo arrivati in questo posto. E il direttore a quel punto volle fargli il discorso, perché l'uomo che lui, non avendo molta dimestichezza con l'italiano, noi già dall'inizio eravamo in una catena umana di gente con le mani una sulle balle dell'altro, che era un modo per trasmettere anche quell'energia agli uni con gli altri, perché sapevamo qual era il contesto, no? Per cui era una cosa che per il signore anche una bella occasione, perché ci si conosceva in un momento molto divertente. Tutti uno a fianco all'altro in questa catena umana, lui alla fine ha fatto quelle cose tristi come i matrimoni, si è alzato e ha fatto ting 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 ting. Saremmo state 40-45 persone, non di più, tutti gli impiegati. E lui disse, volevo fare comunicazione a tutto staff. Necessaria? Yes. E la comunicazione arrivò contestualmente con venne servito il gelato flambé, che nell'occasione del Ciprimello era una tazzina di vetro con dentro una pallina di crema e un cubetto di zucchero incendiato, sembrava un lumino fatto preso ai morti nel cimitero a fianco. Il direttore mi guarda con la tipica allegria e umorismo che solo un inglese può dare al mondo, mi dice, well un cazzo, well, perché io so che cazzo è tutto, well, vieni per te, well. Well, let me say a few words for you and your families. Anche la famiglia di Cenza, non ci sono neanche quali vanno andati anche loro. E ha voluto usare la metafora, l'ardito uso della metafora. Ha detto, per spiegare a noi che c'era difficoltà, ha detto, cosa deve fare un buon giardiniere quando albero non dà più frutti? Alla fine di questo è venuto fuori una cosa che c'erano tutti che non volevano dirlo, ma cosa deve fare con il giardiniere quando hanno dato i frutti, abbinato poi a questo segno. Uno solo che io ricordo ancora essere la persona più positiva, e sono quelli a cui dobbiamo rivolgerci per la ripresa di ogni mercato, uno solo si è alzato improvvisamente, da cosa deve fare con il giardiniere quando hanno dato i frutti, è stato fare concimare.